Ciao, Aiu, ciao. Ragazzi, perdonatemi per questi 3 minuti dell'inno nazionale francese, lo voglio dedicare proprio a quei youtuber che dicevano: ah, la Francia è favorita, la Francia è favorita, la Francia è favorita. Ma mi sa voglio che voi di calcio veramente non capite un cazzo, veramente non capite un cazzo di calcio. A dare un pronostico del genere, io la prima partita che ho visto della Francia contro la Germania ho detto e infatti ho fatto il video precedente e l'ho detto che la Francia non andava avanti, perché una squadra campione del mondo che mi fa queste prestazioni, voglio, non c'è niente da fare, perché la Francia non ha il collettivo, ha i singoli giocatori che fanno la differenza. Togli uno, togli un altro, la Francia non è nessuno, nessuno. Comunque, però, devo dire la verità, il primo tempo per me è stata una Francia inguardabile. La Svizzera ne è uscita fuori, è andata in vantaggio meritatamente, e il secondo tempo poteva chiuderla sul 2-0. Un calcio di rigore sbagliato. Ecco, giustamente, quando si dice, anche quando c'è una squadra, però, perché dal rigore sbagliato la Francia poi ne è uscita fuori, subito ha trovato il pareggio, ha trovato il vantaggio, è andata addirittura sul 3-1 con grandissimo gol di Pogba. Io voglio proprio a Torino sto ragazzo. Voglio di nuovo Pogba alla Juventus, voglio avercelo un centrocampista così, un giocatore che gioca alla mediana così e che c'ha un tiro da fuori in quel genere. Voglio,
noi ce lo siamo dimenticati Pogba, i rigori che ha fatto contro il Napoli, contro il Milan, guaglio, contro il Torino, ce lo siamo dimenticati. Mamma mia, che pagherei per avere un'altra volta Pogba a Torino e la Juve a centrocampo. E per, immaginate un po' con questa piccola squadra. Allora, la squadra non deve essere fatta di figurine, deve essere fatta da giocatori che siano lavoratori al campo, veramente grandi lavoratori, e metterci quei due o tre campioni vicini. Punto e basta. Hai fatto il collettivo. Comunque la Francia è fuori, fuori dall'europeo. I calci di rigore, voglio, adesso stanno attaccando tutti quanti Mbappé, perché Mbappé non è un campione. Mbappé è un campione. Tutti i campioni hanno sbagliato i calci di rigore, tutti. Maradona sbagliò il calcio di rigore, Del Piero ha sbagliato il calcio di rigore, Baggio ha sbagliato il calcio di rigore, Ronaldo stesso ha sbagliato il calcio di rigore. Quest'anno nel campionato, dove con l'Atalanta a Torino ha sbagliato il calcio di rigore che potevamo vincere 3-2, che poi abbiamo finito in pareggio. Tutti i campioni hanno sbagliato il calcio di rigore. Non vuol dire che questo, sbagliando un calcio di rigore, non sia un campione. Mbappé è un campione, voglio, però Mbappé non è quel campione completo. Io non lo definisco un campione completo, perché Mbappé, la sua fortuna è alla corsa, è molto veloce e c'ha il dribbling facile. È quello che gli fa la differenza. Però se voi volete paragonarlo Mbappé a Cristiano Ronaldo, che Cristiano Ronaldo è completo su tutto, su tutto, certamente 7-8 anni fa aveva anche la corsa, ma giustamente 36-37 anni non ha più quella corsa di allora, però c'aveva calcio di punizione, perché sono 2-3 anni a questa parte che non azzecca un calcio di punizione. C'ha il colpo di testa, c'è il tiro, c'ha molta tecnica. Allora ragazzi, non fate pregiudizi e dire certe stronzate. I campioni sono uno diverso dall'altro. Però sentire su YouTube che Mbappé non è un campione perché ha sbagliato un calcio di rigore, a me questo mi fa ridere, perché i calci di rigore sono una lotteria bastarda. Puoi vincere, puoi perdere. È stata fortunata la Svizzera, sfortunata la Francia, perché la Francia dove è stata sfortunata? Anzi, più sfortunata, diciamo, incompetente. Negli ultimi 10 minuti, sul 3-1, potevi benissimamente gestire la partita. Ti mancavano 10 minuti. E io lì ho pensato, se al posto di Deschamps c'era Massimiliano Allegri, secondo me Massimiliano Allegri ti faceva il pullman, ti faceva il muraglio, tu da centrocampo in poi non passavi più. Ragazzi, questo è lo sbaglio che ha fatto la Francia: non ha saputo amministrare, non ha saputo tenere il risultato. Si andava sul 3-1, finiva 3-1 e andava a fare i quarti di finale con la Francia, con la Spagna. E invece il calcio è bello proprio per questo, è bellissimo proprio per questo, perché a volte il campo, diciamo, ci dà il pronostico al contrario di ciò che noi pensiamo. Ecco perché è bello sto gioco. Il calcio è bello proprio per questo, proprio per questo è bello il calcio. I nostri pronostici, possiamo dire ciò che vogliamo. Aspettate, quando giù. Oh, no, è passata kill. Mamma mia. Scusate ragazzi, ma questo è bello della diretta. Sono usciti 50 cami, non mi sono spostato. È uscito questo, mi sono dovuto spostare. Allora ragazzi, questo è il mio
è il mio pensiero. La Francia fuori, contento, però, come ho detto prima, volete fare i competenti del calcio, ma siate più umili, siate più mediocri. Ciao, aglio, ciao, e al prossimo video.